Allora, Silvia Nuancalor, dici bene come si pronuncia il tuo cognome? Nuancalor. Nuancalor. Senti, oggi hai realizzato, mi pare, 16 punti. Tanti, tanti, tanti. Sei partita benissimo, poi c'è stato un momento in cui hai avuto un minimo di appantamento e poi sei tornata fortissima. Beh, diciamo che questa è una squadra contro cui bisogna variare molto i colpi d'attacco e a un certo punto della partita sì, hanno preso le misure sui miei attacchi, poi verso la fine sono riuscita a cambiare un pochino e quindi sono riuscita a rientrare nel gioco. Senti, dal CREA Italia alla Serie A1 è uno scalino molto molto grande, che prima di te hanno fatto grandissime campionesse. Paolo Gonu venne qui col CREA Italia, fece 46 punti. Quanto è stata l'emozione? Beh, sicuramente fortissima, perché la prima di campionato in casa, il nuovo club, il Bisonte, insomma, sicuramente sono entrata in campo con la voglia di fare il massimo, come sempre, e niente, è andata bene, quindi sono contenta, ora pensiamo alla prossima e andiamo avanti così. Non essendo altissimo, 1,77 m più o meno, però io ho un'esplosività nelle gambe incredibile, potevi fare anche atletica. Sì, ma sinceramente non mi piace tanto, quindi da piccola ho fatto basket, pallavolo e nuoto e alla fine ho scelto questo sport perché comunque è uno sport di squadra. Io essendo una persona timida fin da piccola è stato uno sport che comunque mi ha aiutato molto e quindi sono molto attaccata a questo sport. Allora, complimenti, complimenti, Nuancalor è il nome, grazie infinite. Grazie a te.